Non ci siamo dati un ordine di chi parla. Esatto. E forse questa battuta diamo la parola a Pivo. Pivo, come mai non sei qua con mai. Noi? Esatto, allora, diciamo che Pivo ci raggiungerà a breve. Pivo ci raggiungerà a breve, ha avuto dei problemi con le cuffie, non gli ho detto di avercele, è un po' colpa mia, diciamo. E Zaffai del tifo in chat, comunque. Detto ho visto adesso, qua, stanno spammando subito. Ecco, Pivo è uscito. Oh, ci ha abbandonato. Grazie Pivo per l'intervento. Oddio, la mossa. Zaffa, è tornato. Zaffa, sì, aspetta, mi sentite? Sì. Allora, mi sentite, ma non mi vedete. Esatto. Zio. Quindi allora, potresti essere tu o qualcuno che ti imita molto bene. Però non sentiamo Rimbombo. Lo so, perché ho trovato le cuffie, ma vanno solo per il cellulare, quindi non mi vanno nel computer perché c'hanno il jack e quello fatto apposta degli iPhone. Ok, allora se tu vuoi continuare così, a me va bene, tanto mi interessa che tu parli, alla chat, mi spiace che non ti vedo, sono onesto, però se vuoi stiamo così, dimmi tu, come sei più comodo? Anche perché metto in post-produzione. Dannazione, esatto. Avevo tagliato i capelli apposta per oggi. È proprio un bel ragazzo. Sì, quello è vero, bravo e bello. Pensa che Pivo lo volevo alle foto del mio matrimonio solo per averlo lì di fianco e aumentare un po' la bellezza collettiva. Mi piace come idea. Va bene, ma purtroppo non lo potremo vedere. Vabbè, comunque, detto questo, Zaffa, tutto bene? Che tu hai il tifo in chat, parto da te. Sì, tutto bene, bene, voi? Tutto molto bene, grazie. E come stai? È tornato intanto. Ho fatto la magia. Siamo in 6 invece di 5. E Gorzo, come stai? Ti chiamo Gabriele o Gorzone? Come preferisci? Ah, come vuoi, sì, come ti trovi più tranquillo. Andrò a caso. Okay. Sì, va bene. Ok. Ma tutto a posto, sono contento di partecipare perché l'argomento mi preme parecchio, mi piace tantissimo. Anche a me, devo dire che mi attiva molto, tanto grazie dei follow che continuano ad arrivare e chiaramente non è mai merito mio, ma sempre della gente che chiamo per far finta di vedere cose belle sul mio canale. Marco Truiro, a questo punto, ti chiamerò così stasera, anche se ti sto bene. Marco, come stai? Beh, adesso che vedo Pivo molto meglio, però guarda che bella giocata affascinante che ha fatto. Guarda, sto bene con me stesso adesso. Anch'io, adesso che ti vedo Marco Pivo, devo dire che sto molto molto bene. Tu risolti i problemi le cuffie, come va? Sì, no, tutto a posto, guardate, sono con le cuffie per parlare, sono col telefono, mentre per la videocamera sono col computer. Okay, il tutto quanto dal lavoro, perfetto. Questo è problem solving applicato allo streaming. Bene, bene, grazie ragazzi. Innanzitutto, come ha già detto Gabriele, vi ringrazio io di essere qui perché l'argomento è figo e ho scelto delle persone che nell'ultimo anno o qualcuno anche di più, anzi facciamo negli ultimi 2 anni, ho visto implementare nei risultati e ho avuto anche l'occasione di parlarci perché è un argomento che mi attira e secondo me voi l'avete sfruttato appieno per arrivare dove siete, il playtesting. Piccolo cappello introduttivo, secondo me è la cosa che serve di più in Magic prima di arrivare al torneo, cioè scusate, per arrivare a un torneo e sperare di vincerlo è esattamente questo. Ora, ho raccolto qualche domanda su Instagram, vi farò qualche domanda io perché sono interessato a sapere la vostra opinione. Facevamo però una, parto subito da una cosa che ci siamo detti fuori là mentre eravamo io, Gabriele e Truiro, ovvero dipende da che obiettivo hai, era stata una frase che ci siamo detti dentro un discorso, e prima di iniziare a parlare di playtesting vero vi chiedo, ma se voi non aveste avuto l'obiettivo di vincere le MOX, andare al Pro Tour, fare top 8 a un lo chiamo torneo di Legacy perché mi scordo, ma dovrebbe esserci Grand Qualifier, giusto? Grand Open Qualifier, sì. Ok, sì. Non mi ricordo mai la sigla giusta. Dove sareste arrivati secondo voi? Cioè, giocare per divertirsi è una buona motivazione per prendere un mazzo e studiarselo o effettivamente senza obiettivo non si va da nessuna parte? In Magic parto da Pivo, che è l'ultimo arrivato e voglio sentire la sua voce per prima.
Allora, secondo me, allora, Magic tanto come tipo di gioco lo si può prendere in tanti aspetti. E l'aspetto che personalmente a me mi ha sempre interessato è il lato più competitivo, quindi ovviamente a mio avviso per arrivare a mantenere certi risultati, MOX, Pro Tour o anche una Top 8, un GP, un Legacy, un Four Season, cioè per qualsiasi cosa ci sia c'è sempre un test indietro che ce n'è bisogno. Nell'ottica del giocare tranquillo tra amici, il testing si fa anche davanti a birre, un tavolo e due pizze. E al contrario invece ci sono alcuni momenti in cui nelle Magic soprattutto secondo me si prende un po' una decisione della serie fino a che punto voglio arrivare, e scelto il punto da arrivare c'è sempre un testing più complesso dietro ovviamente. Ok, concordi con questa visione, Gabriele? Sì, abbastanza. Penso in realtà che avere un occhio competitivo per il Magic ti porti a un percorso di automiglioramento per quanto riguarda il gioco, che è molto molto importante. Cioè, se non si entra in quest'ottica, si rimane stagnanti in una consapevolezza di sé e del gioco, della propria abilità, che magari ti fa pensare delle cose sbagliate. Cioè, io sono contento di entrare nel competitivo perché mi piace molto quella sensazione di quando sei davanti a una sfida estremamente grande, ti rendi conto che pensavi di essere ok al gioco, invece sei scarsissimo, e quindi ti rendi conto che la strada da fare e i miglioramenti da apportare a te stesso e al gioco sono ancora tanti. Credo che tante persone davanti a questa barriera si vengano un po' scoraggiate, e non è un problema, cioè, come detto da Pivo, Magic è un gioco che va preso come vuoi, cioè puoi prenderlo come kitchen game, come gioco da tavolo da fare con gli amici, o puoi provare a migliorarti, a scalare, e credo che dipenda molto dalla persona e dal tipo di personalità che hai. Io okay, per esempio, senza un team come il Camioncio, quindi non solo la voglia di essere di entrare nel competitivo, ma anche un gruppo di persone con cui testare, che hanno il tuo stesso obiettivo, sarei rimasto il giocatore medio che ero alla fine. Invece okay, il confronto, e nella competitività il confronto è, diciamo, inevitabile, ti porta anche alla voglia di migliorarti. Quindi ci sta una competizione interna oltre che esterna, perché così vedi un po' che punto sei rispetto agli altri con cui giochi normalmente, che magari è il tuo team di testing, che magari ti punta a settarti sempre più in alto. Ma passo un attimo la domanda allora all'altro componente del team Camioncio, che è il nostro buon Truiro nazionale, eccolo qua. E allora, Gabriele ha detto una cosa interessante qua. Tu pensi di essere un buon giocatore fino a un certo punto, in cui arrivi e hai uno scontro incontro con la realtà che ti dice sì, però non sei così forte, ok? Hai uno shock, perché magari ti accorgi che vai a un torneo grosso di quelli di Legacy che sta facendo ultimamente, un ex GP, chiamiamolo come vuoi, e ti rendi conto del tuo effettivo livello. Tu hai mai avuto un'esperienza di questo genere? Cioè, è stato quello che ti ha spinto a volerti mettere giù ad allenarti per diventare un giocatore effettivamente competitivo? Tu lo sei da molto tempo, diciamo, dal Covid ti conosciamo così, però. Io non ho mai avuto uno scatto che mi ha fatto dire adesso voglio giocare competitivo, voglio entrare in questo mondo, voglio provare a raggiungere il Pro Tour. O almeno l'ho avuto, tra virgolette, quando hanno tolto i Pro Tour online e li hanno messi di nuovo Real. Però quello semplicemente perché il Pro Tour online non mi interessava alla stessa maniera. Ti dico, secondo me in realtà il grosso scatto non lo fai quando decidi di entrare nel competitivo, che quello comporta magari solo andare agli eventi della Legacy, magari girarli tutti, cercare di qualificarsi e così via, ma lo raggiungi quando capisci che Magic, per quanto sia un gioco da player singolo, in realtà è un gioco di squadra. Io Magic lo vedo molto di più in questa maniera. E questa discussione qua l'ho avuta la prima volta, in realtà
vabbè, faccio un po' di nomi tanto per, con vai, Paolo tranquillo. Crespino, ragazzo che ha fatto diversi pro. Salutiamo Paolo. Un saluto a Paolo che ci segue sempre. Ciao Paolo. Esatto, Paolo, sì. Avevo avuto questa piacevolissima conversazione in cui anche lui, che era un giocatore che aveva fatto molti più pro tour di me, ha fatto tuttora molti più pro tour di me, mi disse: guarda, Magic cambia completamente quando tu lo vedi da questo punto di vista. E mi ci sono ritrovato molto con queste parole. Io poi ho avuto la fortuna che ho conosciuto una serie di scappati di casa che avevano i miei stessi ideali, guarda come ride Gozza, ad esempio, e quindi gente che ha un sacco di tempo libero, nessuno fa un lavoro vero e quindi giochiamo a Magic tutto il giorno, discutiamo di questo tutto il giorno. Okay. E secondo me il grosso scatto lo fai lì. Quando... Ok, e secondo Zaffa, cioè tu hai avuto un evento scatenante che ti ha portato comunque a fare top 8 a un grand open qualifier, quindi cioè è un risultato dei più grossi che puoi fare adesso nei tornei cartacei in Europa, voglio dire. Oppure sì. Ti è venuto naturale? Secondo me no, è venuto naturale. Ok. Perché di scatenante non c'è stato veramente niente. Io ho fatto sempre le stesse cose, gli stessi testing, e è venuto così, per fortuna, diciamo. Venivo già una top 32 a Parigi, esatto, e quindi okay. È stato un miglioramento. Il mazzo era sempre quello, il mazzo era il più forte al momento, quindi non so come okay. No, tu dici è stata una prosecuzione naturale del lavoro che stavo facendo, sì, in buona sostanza, sì, esatto. Okay, chiamiamo lavoro l'impegno nel gioco, che a me va sempre sì. Molto bene. Ok, ci può stare, però io credo che arrivi a quel punto se effettivamente, cioè tu playtestavi da solo in quel momento o hai qualcuno che ti spingeva nel senso di guarda, ragioniamo sul mazzo, testiamolo, facciamo così o cosà? Allora, quel periodo no, perché principalmente giocavo bene in negozio, okay. E il mazzo non ci credeva nessuno perché era creativity ancora agli inizi e quindi ero io e basta. Ok. Ok, quindi tu dici ho portato questa mia idea, le ho dato la forma che sì, volevo io e esatto. Magari era perché non la conoscevano ancora tantissimi che ho avuto sì. buona conoscenza del mazzo e scarsa conoscenza da parte degli oppo, io sono riuscito a incastrare delle buone giocate e ci esatto. Sta. Ok, questo è interessante perché invece è un approccio che tra l'altro mi hanno richiesto nelle domande su Instagram, dopo parleremo magari del playtesting in solitaria versus il playtesting di gruppo che effettivamente può essere legato a qualcosa. Devo chiedere assolutamente però a questo punto una cosa, gli obiettivi, partiamo un giro un po' diverso di prima, parto da Truiro, poi andrò a Pivo e poi Zaffa e per ultimo Gabriele, gli obiettivi come li setti? Cioè come fai a decidere voglio vincere il Four Season, che è già un buon risultato, allora, attenzione, piuttosto che voglio vincere il Pro Tour? Cioè, questa è ho avuto un'altra discussione interessante qui in realtà con tutti gli altri, perché allora io la vivo in un modo molto particolare, che è per me l'obiettivo che non è il primo posto non è un buon obiettivo, qualsiasi evento sia. Se io vado al Pro Tour voglio vincerlo come evento e voglio arrivarci con le qualità per vincerlo e con la preparazione per vincerlo, con la scelta del mazzo per vincerlo. Okay. Poi può andare bene, può andare male, c'è un'idea minima, ad esempio se vado a Lille voglio fare top 24 come minimo perché voglio qualificarmi al Pro Tour a Chicago. Penso che l'obiettivo di ognuno di noi in realtà debba sempre essere puntare alla top 8, puntare a vincere, per il semplice fatto che deve essere l'obiettivo massimo, secondo me. Quando tu hai una mentalità che dice ma devo fare bene il day 2, devo fare 10-6 al Pro Tour e quindi qualificarmi al prossimo, secondo me ci stai andando con una mentalità un po' perdente. A me non piace viverla così, io preferisco puntare sempre al massimo. Allora, prima di passare alla stessa domanda, poi la giro a Pivo, ma voglio farti un appunto prima di andare avanti, Truiro. Ma se a questo punto io non riesco a fare il mio obiettivo, come faccio se non ho una mentalità, che non è da tutti averla, di ferro, dire mo mi affosso? Cioè, io vado al Four Season e ho il mazzo perfetto, ma perdo le prime due, da mazzi che non esistono, oppure da gente che gioca al contrario, o anche da gente forte, e come supero sta cosa? Questo è un altro discorso molto difficile che in realtà probabilmente richiederebbe una live a parte per parlarne, che è evitare il burnout. Okay. Che è, io lo vedo ad esempio, abbiamo un teammate, Storgaismi, Michele Carretta, che lui è andato fortissimo al primo evento subito a Bologna della Legacy,
Dopodiché, posto, sì, sì. Esatto, poi aveva perso la Win and Dean per qualificarsi al Pro Tour a, dove era, a Sofia, e è entrato poi in un trend un po' negativo con la mentalità, e io vedo lui che fa molta fatica a uscirne, però in quel caso non puoi fare nient'altro, secondo me, che continuare a giocare, continuare a puntare al meglio, e prima o poi farei un evento dove, se hai le qualità come lui, che ha benissimo le qualità per qualificarsi al Pro Tour o per vincere uno di quegli eventi, le Magic alla fine è un gioco con un fattore aleatorio, e non si vince sempre, devi continuare a giocare, secondo me, e prima o poi i risultati arriveranno. Devi essere bravo a non cadere in questa mentalità negativa. Nel camion ce ne abbiamo pure più di uno, però meno male, cerco di tirarvi un po' su. Meno male. E Pivo, continuiamo con la domanda di prima. Come settarsi degli obiettivi, se è giusto settarseli, se tu ti dai un range? Sentiamo la tua opinione, dopo il tuo Iro. No, sei mutato da qualche parte. Sei mutato, Pivo? No, Pivo, no! No! Allora, intanto che Pippo recupera, chiedo a, non mi ricordo più il giro, Gabriele, poi dopo Zaffa e poi dopo Pivo per ultimo, dai, facciamo così. Gabriele, vai tu. Va bene, dai. Io e Marchino, in effetti, ci scontriamo spesso su questa roba, perché penso che la sua mentalità abbia un paio di problemi, ma proprio sulla tua persona, su quello che provi a un torneo di Magic. Io vedo in realtà il playtest e il torneo come una cosa molto simile allo studio per un esame scolastico, diciamo, un esame universitario. Quindi in realtà il mio obiettivo quando vado a un torneo non è il risultato vero e proprio, ma la consapevolezza che io ho lavorato bene, ho fatto tutto ciò che potevo fare, la lista va bene, ho degli effettivi piani contro tutti i mazzi che mi aspetto di beccare, e se sono soddisfatto del mio lavoro, per me il torneo è vinto già in partenza. E... ok, quindi tu sei un po' sulla visione lo zen e il tiro con l'arco, non so se l'hai mai letto, ma è fai tutte le cose giuste senza puntare all'obiettivo, ma sapendo che esiste, però se tu fai tutte le micro preparazioni corrette, l'obiettivo lo centri, in quel caso si parlava del tiro con l'arco, però è un po' quella visione, no? Cioè io parto dalla base, costruisco tutto e arriverò in cima alla torretta che ho costruito, perché è costruita bene. Esatto, e secondo me questo è un modo molto più bello e molto più sano di vedere la cosa, perché come abbiamo detto prima, ne parlavamo, a un torneo di Magic possono succedere tante cose, cioè anche lì il fattore aleatorio ti può fregare anche se hai lavorato bene, però se ho la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era il mio potere, di aver lavorato bene, non fa niente se poi il risultato non va bene, soprattutto se sento di aver lavorato meglio rispetto al torneo precedente. Cioè, anche lì ovviamente la prima volta ci saranno sicuramente degli errori, come tutto nella vita, cioè, hai bisogno di esperienza, hai bisogno di sbagliare tante volte per poi capire qual è la strada giusta. Però se sento di essere migliorato nella preparazione e come giocatore, per me il torneo è andato bene, anche se faccio 0 di 3. Beh, che posso dire che comunque è una mentalità di ferro molto anche la tua, nel senso può essere diversa nella preparazione da quella di Marco, di Truiro, però effettivamente ci vuole tanto per arrivare a questo punto. Continuiamo a circolare intorno al punto del burnout, che è una cosa importante, di cui parleremo effettivamente non stasera ma un'altra volta, poi passeremo alle domande pratiche sul playtesting, però per me queste cose sono importanti per capire come arrivare al playtesting, secondo me, perché è un lavoro che va strutturato. Zaffa, a questo punto ti chiedo, tu come setti gli obiettivi, poi dopo torno da te, Pivo. Mi sentite in casa? Zaffa, ti chiedo un secondo, dico solo una piccola cosa. Ah, giusto, se volete intervenite, senza problemi, ragazzi. Per noi del camioncio, il Gorzone è quello con la mentalità migliore. Cioè, ve la butto lì così come fase. Noi ne abbiamo discusso senza di lui, ovviamente, perché tra uomini non si fanno complimenti. No, e quindi ci siamo detti, in realtà, il Gozone è quello che è con la mentalità più competitiva, il migliore e propensa a migliorare. Prego, okay, guarda, mi trovo in linea con la sua concezione, effettivamente. Però con questo sentiamo Zaffa e poi dopo parliamo di tutto. Io
Io penso di essere più un mix tra True Hero e Gorzo, perché okay. mi pongo l'obiettivo di arrivare certamente al massimo del torneo, del risultato massimo. Però, ovviamente, Magic è un gioco di fortuna, come tutti i giochi di carte. Quindi non è che mi butto giù se perdo, anzi guardo i miglioramenti, guardo dove ho sbagliato nel torneo e le varie cose che posso migliorare nei prossimi. Ok. Ma quando dici le cose che sbagliano nel torneo, tu cosa fai? Te le segni fisicamente? Sì, cioè, sì, te le scrivi? Questa mi scrivo, metto tutti i matchup che trovo, mi scrivo più o meno come è andata la partita e gli errori gravi. Ok, ok. Ci sta. A volte mi accorgo il giorno dopo, in quel momento là, in quella giocata là, potevo fare altro e ho perso per quella. Ci sta. Sono d'accordo con te, anche perché cerchi di evitare i pattern che ti hanno portati alla ti ha portato alla sconfitta. E, a questo punto, Marco, ti chiedo, cioè Pivo, ti chiedo, tu come setti invece i tuoi obiettivi? Se c'è qualche differenza da quello che hanno detto, se hai mai pensato di avere obiettivi così alti come la top 8 all'ultimo Pro Tour, oppure puntavi più in basso, come è arrivato? Allora, detto molto onestamente, io come mentalità sono all'esatto opposto di True Hero, quindi quello che può essere il Gorzone okay. in questo caso. E mi pongo sempre prima un obiettivo, non parto a voglio vincere il torneo, però allora, diciamo che faccio un attimo una piccola premessa. Lavorando quasi tutta la settimana, dico quasi perché ovviamente testando eccetera lavoro ormai di meno rispetto al normale, il mio obiettivo è sempre cercare di andare meglio nel torneo, dare il meglio, ma non ho l'obiettivo di devo sfondare Magic. Perché mentalmente sono lavoro di famiglia, quindi quello che vorrò fare comunque è lavorare, magari venisse buono con le Magic, quindi non ho l'obiettivo, devo sfondare nelle Magic. Se capita bene, se non capita voglio fare una bella esperienza. Con questa mentalità poi sono andato avanti nei tornei, mano a mano, e sono della serie, ogni Pro Tour che ho fatto, non ne ho fatti tanti, cioè il Pro Tour che facevo, l'obiettivo che mi davo il giovedì sera era voglio fare dei due, punto. Il venerdì sera, fatto dei due, voglio almeno prendere la qualificazione al prossimo Pro Tour. E andavo avanti così, se succede bene, se non succede, cercavo comunque di esprimere il mio miglior Magic. L'esempio più eclatante è stato poi per me a Barcellona, perché io a Barcellona sono andato con l'idea devo fare 4 vittorie per sbloccare Chicago e più o meno bloccare i mondiali. Arrivato a 4 vittorie, poi ho chiuso il primo giorno a 6 vittorie e non sapevo più cosa fare, tra virgolette, e okay. ho detto... Boh, vediamo, dato che sono lì, se faccio 9 vittorie sblocco il secondo Pro Tour. Sono arrivato a 9 vittorie e io letteralmente mi sono detto a me stesso, ok, ma adesso per cosa sto giocando? Che è un po' strano okay. da dire. E, sì, è vero. E a quel punto mi sono detto, beh, sono qui, la giornata sta andando bene, sto giocando bene, sto esprimendo un buon Magic, vediamo se riesco a fare più soldi possibili e chissà cosa ne viene fuori. Questo è stato il mio mero e crudo pensiero. E poi è successo quello che è successo, quindi talmente inaspettato anche per me, perché non era quello il mio obiettivo di partenza, perché per me arrivare già ai mondiali era eccessivamente tanto per come mi ritengo io come persona. Arrivato al 9-3 ero lì a dire ok, boh, adesso gioco e vediamo come va, cioè non avevo più nessun obiettivo, che da una parte è un male secondo me arrivare a quel punto. Perché diciamo che non avevo lo stimolo, ma fortunatamente ho fatto tutti gli step prima per quello che diceva True Hero, evitare i burnout, e quindi ero della mentalità del, è vero, non ho niente come obiettivo ancora, però gioco al meglio delle possibilità, vediamo se riesco a prendermi una top 8, dei soldi in più, eccetera. Quindi okay. è stato un po' strano per me Barcellona da questo punto di vista. Beh, però posso dire, questa leggerezza nell'affrontare, tu il tuo l'avevi fatto, la leggerezza nell'affrontare il dopo effettivamente ti ha fatto dire, boh, adesso gioco, magari mi diverto anche un po', che è una roba che in Magic difficilmente si fa, se si gioca competitivo, divertirsi, cioè, mi piace il mio mazzo e mi diverto, sono due robe diverse, e sì. ha portato bene, quindi tanta roba. Sì, 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 assolutamente. Io non ci sono mai arrivato, no, ci sono arrivato una volta solo, ma erano chiaramente tornei molto più piccolini, vi invidio tutti un po'. Detto questa cosa, è importante per me passare dagli obiettivi, dalle mentalità, perché tutto questo aiuta a strutturare ad occhio, cioè almeno per me è sempre stato così quando giocavo competitivo, aiuta a strutturare il tuo modo di playtestare. E allora adesso vi chiedo qualche consiglio pratico. Se domani arriva da voi un ragazzo che vi dice, guarda, ho iniziato a giocare
da un anno e mezzo, adesso mi metto a fare i VPNQ o quello che come si chiamano, insomma, io purtroppo ormai arbitrando e basta, i nomi non li so, mi dicono c'è un torneo e io vado e sono contento così, perché il mio obiettivo in Magic è diventare prima o poi livello 3, e mi dice guarda, voglio iniziare a playtestare, ma mi dai un consiglio pratico su cosa fare, come farlo? Partiamo in ordine da Pivo, adesso che c'è la voce, quindi parto subito da lui. Tu che consiglio daresti a uno che vuole iniziare a playtestare? E poi ti chiedo, prima di iniziare, anzi questo lo chiedo a tutti, se tu testi da solo o con qualcun altro. Allora, io testo generalmente con un team, qualsiasi cosa sia, qualsiasi torneo sia, a parte quelli tra virgolette for fun, no? Giusto per, c'ho sempre un team dietro, dove c'è tutta la, anzi per la precisione adesso il mio team è il Worldly Council, quindi tutti i ragazzi con la quale adesso ci siamo un po' affiatati sempre di più, e quindi io per testare testo con loro. Ovviamente è cambiata molto la mia mentalità nel testare rispetto a quando lo facevo da solo i primi tempi. E quello che mi è capitato un paio di settimane fa, poi bel punto, con un ragazzo delle mie zone di Pesaro che mi ha chiesto, guarda, voglio imparare, adesso faccio un caso un po', un esempio un po' specifico, voglio imparare Murktide in Modern, e come posso iniziare a impararlo? Allora, le prime due cose che gli ho detto sono state, ricordati che Magic è un gioco di carte, c'è la varianza, quindi puoi perdere come puoi vincere anche dal tuo miglior matchup. E la seconda cosa è, la maggior parte delle partite che perderai tendenzialmente ragionala che è colpa tua. Non esiste il top deck, cioè il top deck esiste, però parte sempre dal presupposto che quando testi, se perdi la partita è colpa tua, tra virgolette. Se in quel caso ci ragioni sopra, ripensi un po' come è andata la partita, vedi se c'è stato un errore e da lì capisci se potevi impostare la partita in maniera più o meno differente. È meglio prendersi 5 minuti ad analizzare un po' quella partita che dici, ah, ho perso per un top deck, quando in realtà invece poteva essere che potevi te evitare quel top deck o a metterti in quella condizione in cui se lui top deck quella carta vince, e ragionare di fare quella partita e poi continuare. È così che secondo me poi mano a mano migliori a dire, ok, adesso so come impostare la partita e riduco il top deck, riduco la fortuna, e quindi testo con la mentalità del devo imparare dai miei errori, non devo dire ho sculato, ho vinto perché ho top deckato bene o male. Ok. Questa mentalità, tra l'altro, mi ricordo la prima volta che me ne parlarono, lo cito sempre perché per me è uno dei giocatori italiani che ha avuto uno degli exploit migliori di tutti. Adesso sta facendo un po' meno a livello di risultati, ma rimane un top player, che è Tian Famun, che metto le tue stesse parole. Cioè mi ha detto proprio, tu devi ragionare, io l'ho battuto dicendolo, vabbè, ho top deccato, cioè io ho vinto sculando contro di lui e gli ho detto, guarda, io ho top deccato in playtest, e lui mi fa, no, non hai top deccato, ti ho lasciato pescare la carta giusta, e poi mi ha fatto lo stesso ragionamento tuo, quindi effettivamente sono perfettamente d'accordo con te. Chiedo a Gabriele, Zaffa, ti tengo per ultimo per questa domanda, adesso arrivo, ti lascio parlare subito, Truiro. Zaffa, ti lascio per ultimo perché prima mi hai detto che tu invece testi principalmente da solo, principalmente da solo, ok? Quindi prima faccio intervenire Truiro, poi passo la domanda a Gabriele, la stessa. Ti interrompo con un piccolo off topic, vai. Che è anche quello che ho detto a Tian, che per me era un suo gravissimo errore quando ci approcciava poi ai tornei. Lui si è perso, così come Piegonti, cioè, sono disposto a sparlo, tanto non è il mio canale, sparlo di chi voglio. Alcune volte questi giocatori sono fortissimi e si perdono sul fatto di, ad esempio, di giocare sempre control. E lui è arrivato con una mentalità in cui certi eventi li ho vinti giocando control, quindi continuo sempre a forzare possibili linee di control. E invece questa cosa qui secondo me è molto sbagliata. Quando tu playtesti devi essere disponibile a saltare da un mazzo all'altro se stai giocando competitivo. Se io sto giocando in questo momento, gioco molto ad esempio Creativity Pioneer, se il mazzo da giocare per Lil mi dicono, il Gozzone mi dice no, devi giocare monogreen, gioco monogreen, c'è proprio da star lì a... non esiste dire ho fatto bene a Valencia con questo, quindi devo portare questo. Questo qua è molto difficile. Uscire da questo discorso è molto difficile. E Wafo Tapa? Cioè, ti faccio una domanda estemporanea. Siamo d'accordo che sono giocatori che sono unici, però loro. Wafo Tapa, lo stesso Nassif, il grosso dei risultati, poi Nassif non l'ha fatto con Control. Ne ha fatto moltissimi con Control.
l'ultimo Pro Tour in cui Nassif ha fatto top 8 giocava a Creativity. Il penultimo, mi pare che ha giocato la Win and In, giocava a Living End. Erano mazzi molto diversi rispetto alla sua linea. Wafo Tapa è un giocatore unico nel suo genere, così come Riccardo Biava. Sono giocatori che... Perché giocano tutti contro? Vabbè, prendiamone qualcuno che gioca tipo combo, non lo so, JPA, robe così. JPA, gli voglio tantissimo bene perché continua a giocare con questo Show and Tell. Fai dei periodi in cui non vince mezzo challenge, però. Ci sta, per quanto Show and Tell a volte deve posarlo. Come... E a volte ci è arrivato anche lui e gioca a Weird Elder. No, tra l'altro questa invece è CVS, non l'ho nominato John 5, perché secondo me non è più un player così forte come era prima. Vabbè, comunque lasciamo perdere. D'accordo con te, True Hero. Tra l'altro invece questa è la linea Luca Magni, che mi disse la stessa cosa che che mi dici tu ora, tempo fa, quando lo intervistai per il giocatore medio. Fantastico. Gabriele, domanda su una roba pratica da consigliare a un ragazzo che vuole qualificarsi per il regional e fare bene al regional, ma deve partire da WPNQ. Come fa a iniziare a testare, secondo te? Cioè, cosa gli diresti? Fai questo che aiuta. Il segno della croce. Il segno della croce. Scusate. Scusate. Qui è una domanda abbastanza tosta, perché in realtà in Magic tante cose vengono... Cioè, il testing è un topic molto complicato e tante cose vengono anche con l'esperienza. Io direi, per iniziare, gli consiglierei di trovarsi un team, però se ciò non fosse possibile, gli consiglierei di prendersi un account MTGO, un abbonamento a Mana Traders, così che possa cambiare quanti più mazzi possibile. E la prima cosa che secondo me è giusto fare è prendere un formato, giocare tutti i mazzi del formato, almeno una o due leghe, per riuscire a capirli, riguardarsi sempre i replay, che è una cosa un po' tediosa, un po' noiosa, ma che serve tantissimo. E l'obiettivo di questa prima frase di playtesting sarebbe intanto scegliere un mazzo, se il mazzo ancora non ce l'hai, però diciamo che io immagino un player nuovo che ha comprato un mazzo e effettivamente vuole giocare quello, vuole giocare soltanto il mazzo che ha. A quel punto la cosa più importante, secondo me, è lo stipularsi un piano d'azione contro tutti i matchup. Sapere esattamente cosa bisogna fare nei vari matchup, più o meno la linea generale di partita che vuoi impostare. Da lì, okay. Il lavoro è un lavoro bello, bello duro, bello lungo, che però serve tantissimo. Cioè organizzi prima per arrivare meno stressato dopo, cercare di capire in che punto sei della partita, cioè che ruolo hai nella partita, come sai dare, che parte siano efficaci o meno. Ok, è proprio un lavoro strutturale che sta alla base, in linea perfetta con quello che dicevi prima. Però dalla chat mi fanno una domanda interessante, te la faccio direttamente, poi passo sempre alla domanda pratica a True Hero, e mi dicono, ma cioè, esistono anche le predisposizioni di player, e tu dici, guarda ragazzo nuovo, secondo me fatti un po' di leghe coi mazzi, e lui ti dirà, ma io sono abituato a giocare aggro, e gioco sempre aggro, quindi se devo fare la Season Pioneer, voglio giocare RV Convoke, perché voglio giocare aggro e bla bla bla. Secondo te questo è un discorso limitante, oppure può essere, come si può dire, ti può far bene se punti a essere uno di quei player speciali, particolari, di cui fanno parte Wafo Tapa, CVS, quelli super esbiava, super esperti di archetipi? Cioè, dove diventa un limite, dove diventa una cosa ok, divento veramente forte? È una cosa mentale o una cosa anche pratica? Allora, secondo me questo tipo di ragionamento diventa veramente un limite soltanto se tu ti ancori proprio a un mazzo specifico, perché in realtà ancorarsi ad un archetipo, ci sono, cioè, bisogna anche avere come dire, l'esperienza per leggere il meta e capire, ok, in questo meta qui aggro è unplayable, però
è molto meno probabile che ci sia un meta dove aggro, per esempio, è unplayable in qualsiasi sua versione, piuttosto che un meta dove VR convoke è unplayable, per esempio. Cioè, ancorarsi o comunque concentrarsi di più su uno stile di gioco che ti piace, dove ti trovi più forte, è in realtà non è sbagliatissimo, secondo me. Cioè, se io sono un giocatore di Control, voglio giocare Control, è giusto per me che provo perlomeno a giocare Control. È sbagliato se dico io voglio giocare solo UV Control e basta. Che sono tutti player di UV Control. Sì, praticamente sì. Ma probabilmente perché è un mazzo che per masterarlo ci vuole tanto, quindi quando a un certo punto non sono pienamente d'accordo su questa cosa, in realtà. Secondo me questa è una cosa che fa molto paura, perché tu fai un passo in più quando esci dalla tua safe zone e la prima volta che giocherai un tuo mazzo che ha un archetipo completamente diverso, vedrai un mondo nuovo e prenderai un sacco di perché quando passi da un aggro, comunque quel tipo di gioco che hai fatto, e poi prendi in mano un control o un mid range o un combo, tu le prime le perderai tutte dritto, ti demoralizzerai e tornerai ad aggro, perché abbiamo fatto tutti così la prima volta. Sì, certo. Poi, quando capisci che esplorare più archetipi invece apre la tua visione a Magic, apre la tua visione delle partite, e poi giocherai anche in modo diverso aggro, dopo che hai giocato contro Ad Nauseam, per esempio, perché capisci che momenti soffriva quel mazzo, lì secondo me diventi un giocatore di Magic molto molto più forte e completo, anche solo per migliorare il tuo archetipo e dove sei forte, anche per dire per migliorare aggro devo esplorare tutti gli altri mazzi. Sottoscrivo completamente Marco, cioè stavo per dire infatti che nonostante penso che sia perlomeno giusto restare sul proprio archetipo, è comunque anche in questa, anche in questo caso, anche se tu sei già loccato per il tuo mazzo, cioè vuoi giocare assolutamente quello, è comunque giusto e m'azzarderei a dire addirittura essenziale giocare abbastanza con tutti gli altri mazzi, proprio perché, come ha detto Marchino, giocare gli altri mazzi ti rende più forte a giocare il tuo, effettivamente. Ci sta, sono d'accordo anche su questo punto, che devi vedere sempre il lato del tavolo dall'altra parte per capire, e aggiungo questo piccolo consiglio pratico, che effettivamente è una cosa che io facevo con il buon Mattia Ferraris, che ci tengo sempre tanto a salutare. Noi giocavamo testando, un saluto Mattia Ferraris, giocavamo a carte scoperte, cioè noi giocavamo tutte le nostre partite di playtest guardandoci le mani e suggerendoci: guarda che io soffro di più quella cosa rispetto che quell'altra, dopo che avevamo impostato la giocata in maniera tale da non interferire col ragionamento dell'altro, ma dargli poi il feedback giocando archetipi diversi di un player che la vede in maniera diversa. Dopo questo mio piccolo consiglio per il playtesting, chiedo a Truiro il suo consiglio pratico per il playtesting. Allora, testi sempre col camioncio o testi anche da solo? Allora, in realtà il 99% delle volte playtesto col camioncio, poi dipende, magari ci sono delle situazioni in cui, ad esempio per il Pro Tour, si crea il team di playtest con gli italiani o un altro team di playtest e quindi mi ritrovo a giocare anche con altra gente. Ad esempio quest'ultimo avevo giocato molto anche con Marco Camilluzzi. Quindi ci sono dei casi in cui varia, ci sono delle persone con cui mi trovo estremamente a playtestare, nello specifico il camioncio, nello specifico ancora c'è Enrico Tognarini, che è un ragazzo che ha uno stile di gioco molto, torniamo sullo stile di gioco, qua mi contraddico un pochino, però ha uno stile di gioco molto molto simile al mio, quindi mediamente le idee che piacciono a lui tendono a piacere anche a me, e quindi riesco a giocare un po' alla stessa maniera, perché poi c'è anche quel grosso problema lì, che magari due persone giocano lo stesso mazzo in maniera diversa ed entrambe corretta. Ti dico, il mio consiglio, cavolo, è molto difficile per una persona nuova, forse il mio consiglio è cercare di ascoltare molto di quello che ti viene detto, però cercare anche, devi essere bravo a limitare tanti pensieri. Sentirai un sacco di gente che ti dirà qualcosa solo per aprire bocca, e secondo me quando tu riesci ad annullare quelle persone,
sorridendo e annuendo e non ascoltando certi pensieri che magari possono essere intrusivi o inutili. Secondo me, quando riesci a, a dividere queste due fonti di informazione, ti aiuta tantissimo. Ok, punto. E allora ti chiedo, hai detto una cosa molto interessante, mi trovo bene a testare con questo ragazzo perché ha uno stile di gioco abbastanza simile al mio, ma è più conveniente trovare qualcuno con cui testare che abbia, anche sullo stesso mazzo, uno stile di gioco simile al tuo e che quindi consolidi la tua idea e magari ti aiuti anche a andare a cercare la nicchia dove quell'idea è migliore, penso a una carta di site per un determinato matchup e le possibili variabili che può cambiare, o è meglio trovare qualcuno che abbia uno stile di gioco differente dal tuo, che magari gioca il tuo stesso mazzo, ma che prende di conseguenza delle linee diverse o delle linee di pensiero diverse, ad esempio sulla side data. Cioè, è meglio o peggio trovarsi la nicchia? Dipende in che periodo, in che momento del playtest siamo. Stiamo playtestando le 60, stiamo playtestando le 75, cosa stiamo facendo? Abbiamo deciso che queste 73 sono buone? Mi serve playtestare con un giocatore che gioca questo mazzo come lo gioco io? E magari lui vince da mono G, io ci perdo e devo capire il perché. Devo capire qual è il turno che sbaglio. Okay. Invece se sono in una situazione un po' più acerba di playtest, in cui magari sto giocando il mirror match, lui lo gioca in un modo, io lo gioco in uno totalmente opposto, è meglio secondo me, okay, rispetto perfetto. A giocarlo simile, dipende dal momento in cui siamo e cosa stiamo scegliendo di fare, perché magari in quel momento del playtest abbiamo detto ok, capiamo se Rapid Depreciation è una carta forte in Creativity Decide, la risposta okay. È no, ne ho sommitate due da te, ne ho pagate 10 euro l'una del Secret Layer, la risposta è no, non è forte. Ok, perfetto, questo è un altro piccolo consiglio pratico per chi gioca quel mazzo. Non giocate Rapid Depreciation. Allora Zappa, a questo punto passiamo a te, che ho capito, playtesti ancora da solo? Domanda? Un po' di meno, però il problema mio è che essendo a 50 minuti dal negozio, trovarmi okay. con gli altri è un po' difficile. Okay. Quindi è un problema logistico. Logistico, sì. E poi comunque lavorando tutti è sempre un problema trovarsi okay. in alcuni giorni. È successo di presentare in team prima degli eventi grandi, come quando siamo andati okay. a Regional. Tu perché team giochi? Ricordiamo, perché abbiamo detto Camioncio, World Council, giusto? Per A-Team. Ok, per A-Team. Sì, perché abbiamo fatto col negozio. Ok. Molto goliardico. Vabbè, però ci sta, nel senso, voglio dire, è comunque composto di persone a cui chiederesti un consiglio sul mazzo, immagino, perché se no non... Sì, cioè, o siete certo. gli amici dell'aperitivo, ci può stare anche quello in realtà. Siamo, che secondo me nel esatto, Magic ci più sta, amici dell'aperitivo che giocano Magic, esatto. Ah, ok, perfetto. E, un consiglio per un ragazzo che non ha disponibilità, perché magari con il tuo stesso problema, logisticamente okay. non posso andare a testare là, o MTGO, va bene, bella, però tu mi sembri un player molto analitico da quello che mi hai detto, sì. che comunque mi dicono che, dalla chat che hai memoria, scrivi tanto, che consiglio okay. daresti a qualcuno che vuole migliorare col suo mazzo? Secondo me bisogna conoscere bene il meta, soprattutto tutte le carte che un mazzo può giocare e cosa aspettarsi, quindi ok capito? Conoscere sì certo, tu dici io se so tutto quello che mi può capitare niente mi stupisce, esatto. Okay, e quanto quindi ci fanno pronto a tutto. Ok, la domanda che ci fanno dalla chat giustamente è: quanto tempo dedichi al testing anche su MTGO e quanto tempo dedichi invece allo studio del meta? Cioè hai a disposizione 10 ore a settimana, come le dividi? A settimana? Magari. D'accordo con te, ho detto 10 ore a settimana perché così mi viene facile dividere, capito? Chi testa per un VPNQ? Sentiamo, come le divideresti e come dividesse Buon Zaffa queste 10 ore, 100 ore ipotetiche? 100 ore, secondo me Sveglio. Un terzo allo studio del meta e il resto sul testing. Ok. Appunto okay, dove provi come approcciarti con i vari mazzi. Non solo giocando e dici ah questo ho vinto, ma non dici cioè magari un brutto matchup e ci hai vinto, ma non sai perché. Capito. Ok, cioè sì, devi ok, devi proprio analizzare a fondo, devi capire come attaccare il mazzo contro cui stai male con le varie side date e tutto.
Ti posso fare una domanda, Zaffa? Sì, vai, vai. Ideale, visto che giochi il negozio è lontano, visto che il negozio è lontano, però mi hai detto che giochi più o meno comunque col negozio, quanto lo trovi utile quello di essere collegato comunque a un negozio? Perché ti spiego, io qui, sì, ci sono dei ragazzi che giocano, però nessuno è improntato sul competitivo, quindi gioco solo online praticamente. Sì, sì. Come ti trovi il cartaceo? Cartaceo, sì, è più un momento in cui trovarsi, perché sì, il venerdì sera i competitivi non ce ne sono molti, purtroppo. Vengono lì per giocare il torneo dell'FNM, per divertirsi, per trovarsi, quindi sì. È un po'... come si dice, non è che ti fa tornare indietro, però non sei serio a giocare, non stai testando veramente, diciamo, con brutte parole, cioè non per offendere nessuno. No, ho capito cosa intendi, però. No, sì. Però diciamo che se sei un giocatore, allora questa cosa me la disse un player che è professionista, tutto quello che volete, di cui non rifarò il nome perché non è esattamente una figata, però ai tempi... GP erano, era pre-Covid ancora, comunque facevo tanti giri di GP in Europa e conoscevo della gente, e un player di questi, non italiano, una volta stavamo parlando di Storm, perché io all'epoca giocavo tantissimo Storm, ero preparatissimo su tutta quella roba, e lui anche giocava parecchio quella roba, e a un certo punto arrivò un ragazzo che era lì con me e mi dice: ma guarda, io invece ti chiedo questa roba, solo che aveva capito che non giocava tanto quanto noi il mazzo, non era nell'archetipo, e lui gli disse una roba orribile, la disse anche a me in realtà, però molto giusta, e mi disse: guarda, se io adesso mi metto a parlare con te di questa cosa, ti sto dicendo una cosa che ho pensato 100 volte, che ho fatto 1000 volte, e quindi sto solo perdendo del gran tempo. Cioè, nel senso, giustamente, prendendo il lavoro di Pivo, sei uno studente di il lavoro in generale, scusami, prendo architettura invece di solo interior design, ma se tu sei uno studente al primo anno e fai una domanda a Renzo Piano, chiaramente lui quella domanda l'avrà già sviluppata, analizzata milioni di volte, a meno che non sei un genio incompreso, e la sua risposta potrebbe essere tranquillamente: senti, non farmi perdere tempo. Cioè, una roba di questo genere, immagino che ci sia anche l'arte, il tempo che hai messo nel gioco, l'effort che hai messo nel gioco fino a quel momento. È un po' il discorso dell'FNM, o sbaglio? Ditemi la vostra, come volete, non vi do ordine, vai, casino. Non lo so, è un modo un po' cinico di vedere la cosa, cioè io sono sempre contento di parlare, aiutare i giocatori che stanno sotto di me a livello di gioco, ma perché cioè, un tempo anch'io ero lì, nel senso... Sono d'accordo con te, però te la metto in un altro punto. Io dopo domani ho Pro Tour. Sto testando il negozio perché fisicamente ho vicino un negozio. Com'è successo? Intanto allora, no, ma metti caso che il tuo negozio è frequentato da Carsten e Duke, che cazzo ne sai, sei lì vicino, è un negozio della Madonna, okay. E ci vai, ok. Dopodomani al Pro Tour arriva un ragazzo che vuole mettersi a parlare con noi di Magic. Ok, non dico che è una cosa che farei io, stacchiamo un attimo questa cosa. Io sono una persona che si è messa sempre per primo a spiegare alla gente cosa fare, come farlo, se posso darti un consiglio te lo do, ma quanto tempo perdo in un momento di playtesting duro a dover spiegare non playtestare anche con qualcuno del mio livello, ma di un livello più basso, cioè lui ci guadagna e io no, quindi io sto perdendo tempo da un certo punto di vista, giusto? Come la mettiamo? Parto da una delle persone che mi sembra più predisposta verso il genere umano in questa chat, che è Pivo. Tu come la vedi? Io sono come un Teletubbies, abbraccio tutti. Tant'è che infatti la mia risposta è proprio quella, cioè nel senso, anche se la si vede come una perdita di tempo, perché più volte mi è stato fatto notare questa cosa quando testo per un torneo, anche con ragazzi che sono alle prime armi, sono sempre nella mentalità del: per assurdo, anche uno alle prime armi mi può insegnare qualcosa. Nella più recondita delle possibilità, ci sono giocate che, con l'idea sempre di mettersi in discussione, quindi io in primis, e soprattutto quando testo con un'altra persona o parlo con l'altra persona più o meno brava che sia di me,
voglio che anche lui si metta in discussione. Con questa prerogativa, che sia più scarso, più forte, mettila come ti pare, parlo e non ho problemi. Cioè, nel senso, non mi faccio paranoie a dire perdo tempo con te, quindi spiego come se fosse un ripasso, tra virgolette, del perché lo faccio, perché comunque parlarne con lui mi fa ricordare, tra virgolette, anche del perché sono arrivato a quella scelta, che in un momento della partita per me diventa naturale, ma a volte ti puoi anche fermare a dire aspetta, però lo faccio per questo motivo, ma ci sono dei ma dietro che poi ti possono portare anche a cambiare idea durante il gioco. Quindi l'idea, secondo me, di mettersi in discussione e parlare con la persona anche più che ha appena iniziato a giocare, adesso non con ragazzina che usa il master costruttivo base, ovviamente, però come dicevi te, devi andare dopo domani al Pro Tour, se te mi chiedi cose, io ben volentieri te le spiego, anche se per me sono banali, ma per me spiegarvi il motivo è un ripasso anche per me, cioè io la vedo così. Ok, qualcuno di un po' più cinico? Voglio sentire una... allora, ecco, sono il tuo uomo. Allora, aspetta, ecco. Così si indica, no? Di qua devo indicare. Sono di qua più. Allora, il tuo ragionamento è giustissimo, è bellissimo e funziona. Lo confermano anche dalla chat e umanamente lo confermo anch'io. Prima che si pensi umanamente, che okay. No, ma lo confermo anch'io umanamente. Nella pratica però io mi metto nei panni di persone che magari hanno un Patreon, tipo di Warhammer Murktide, e ti dicono, ok, io per darti questa guida, perdonami, ma le 150 ore in cui io ho giocato questo mazzo, le monetizzo, visto che ho 150 ore più di te. Scrivo una guida e la vendo. E secondo me, in realtà, per quanto in Italia ci sia molto scetticismo verso questa cosa, perché qualcuno sta facendo i soldi con un hobby, in realtà a me piace molto. Io sono il primo che compra, ad esempio, diverse guide. Vedo una guida di Lotus Field, la pago, la leggo e al massimo ho perso una lettura e qualche spicciolo, però mi sono mangiato molte ore di playtest, perché ho approfondito sulle ore di qualcun altro. Ovviamente queste cose bisogna prendere gente molto precisa, devo prendere, se voglio giocare Fenici in Pioneer, magari cerco l'articolo di Gul'dukat. Cerco persone molto esperte nell'archetipo. Voglio giocare Jund, provo a vedere se Red Duke ha pubblicato qualcosa. Certo. Però è ok che è molto difficile separare un buon contenuto da un brutto contenuto. Io però capisco anche quelle persone che mi dicono io all'utente nuovo gli ho consigliato, mi ha fatto una domanda del tipo perché devo giocare Ragavan a turno 1 e non Dragon's Rage Channeler, e io gli ho linkato il Patreon. Cosa devo fare? Cioè, io è un approccio che capisco benissimo. È un approccio, è un approccio che umanamente fa cagare, ma io umanamente sono una merda. Quindi, no, però, nel senso, umanamente fa cagare non è... Dai. Cioè, no, però, secondo me è giusto anche il tuo ragionamento, infatti. Sì, cioè, stiamo parlando un po' per estremi, nel senso, io sono sempre contento di aiutare i nuovi giocatori, è una cosa che mi fa tanto piacere. Ma perché però se mi arriva... Cioè, perché se io sto giocando il mio torneo Modern e mi arriva qualcuno e mi dice senti, mi fai una bella masterclass di martelli di 2 ore? Cioè, io gli dico, boh, se vuoi te la faccio, però non gratis. Anche un po' meno. Insomma, però se mi chiede, secondo te perché, cioè, secondo te i martelli perché Ornitotteri è meglio di Memnito? Boh, è una roba che io ci metto 30 secondi a spiegargliela. Gliela dico. Ah, poi dico, scusate, interrompo per dire solo una cosa. Lo so che in queste discussioni sembriamo estremamente saccenti o comunque umiltà zero, però io penso che a un certo punto l'umiltà in realtà sia negativa. Cioè, tu devi capire a che livello sei. Ad esempio, qua c'è Wiki in chat. Se io voglio giocare UVR Control in Legacy, chiedo... Chiami lui. Certo. No, ragazzi, io do per scontato che noi... io ho portato qui della gente che sa effettivamente giocare con le figurine, nel senso, io prendo sempre me come esempio per non andare a parlare di nessuno. Io sono uno che per un periodo ha pensato di saper giocare a figurine, quando si è scontrato con delle realtà diverse dalla mia, ho avuto quello shock di cui si parlava poco fa e mi sono messo a imparare. Stasera ho chiamato solo gente che io reputo capace di giocare, perché li ho visti giocare, perché ci ho giocato contro, perché i risultati parlano per loro effettivamente, quindi non voglio che nessuno pensi che c'è, come si può dire,
Quindi c'è qualcuno di gradasso, qui c'è qualcuno che ha provato di sapere quello che sta dicendo, cioè tutti loro lo sanno. E, Zaffa, prima di tornare da chiedo poi al Gorzo se ha delle visioni diverse su quello che si è detto da Pivo e Truiro. Zaffa, tu, cioè, nel senso, arrivi in negozio e la gente dice: oh, bella, hai vinto il torneo con quel mazzo, sì, incredibile, esatto, non ti vedo da 2 settimane. Ascolta, so che tra 3 giorni è un altro torneo così grosso, ma mi spieghi come si gioca il mazzo? Cioè, cosa gli dici? No, essendo lì in negozio io glielo dico, cioè non ho problemi. Ok. Non ho tu un patron come tutti gli altri. C'è un cuore d'oro. Sì, 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 non ho problemi a farlo. Essendo venerdì sera, il mio giorno libero. Ok, ok, siete tutti dei cuori d'oro, mi sì, fa piacere, sì. Sono molto contento di questa cosa perché i nuovi player aiutano a vincere delle partite facili ai tornei perché hanno meno esperienza di noi. No, scherzo. Qualcuno dovrà essere bye. No, sto scherzando, raga. Cioè, io dico sempre scherzo. Posso fare un piccolo off topic su come in realtà io mi sono bruciato il gioco in negozio? Non riesco più a giocare in questa maniera. Io non riesco più a giocare dicendo bevo una birra e gioco a Magic. Purtroppo sono improntato su una mentalità in cui dico devo vincere, non devo sbagliare niente. Se vado lì, bevo qualcosa, bevo e sbaglio a giocare, mi incazzo. E quindi ho dovuto tagliare questa parte della mia vita e vado solo lì a fare il guardone di solito. Purtroppo ho trovato questo mio grosso limite. Ma sai che concordo con te, mi è capitato domenica questa, stavo facendo, io ormai gioco soltanto Pauper perché non ho più tempo di mettermi a studiare tutti gli altri formati, quindi ormai sono fisso sul Pauper e sto giocando quello, anche se su MTGO fa schifo, ha tutti i suoi bei problemi, lo sappiamo tutti, e c'era un torneo della Lega Pauper Martesana, che saluto, ci seguono sempre anche loro, e cacchio, cioè a quel punto, e c'era il bar nella sala dove si giocava il torneo, e io non ho mai fatto un torneo senza bere una birra, quella domenica lì volevo vincere il torneo, effettivamente sono stato secco, concentrato, perché riuscivo a avere la concezione della divisione delle cose e mi ha aiutato molto. Gabriele, tu sei un cuore d'oro, quindi se qualcuno ti chiede qualcosa, glielo dici sempre, giusto? Ma praticamente sì, dipende. Ma anche come ho detto, tizio a caso, stiamo parlando, cioè, tizio... per estremi. Ma se io domani sera, che non ti ho mai visto, arrivo e ti dico: ma ascolta, bella, ma minchia, giochi ancora a martelli, ma spiegami come fa a non essere un cesso. Cioè, se te la pongo così, come la metti? Ma gli rispondo senza problemi. Ma sì, cioè, diciamo che la... No, no, perché dovrei... Cioè, la cosa è sempre quella lì. Cioè, se arriva qualcuno dal nulla e mi chiede: guarda, mi fai una lezione di 1 ora e mezza su come giocare martello perché voglio migliorare, gli dico: guarda, se vuoi sì, però a pagamento. Se invece è un consiglio così, spassionato, semplicemente un parlare del mazzo e... Perché no? Perché no? Cioè, ok. Io voglio che, non lo so, c'è un discorso un po' strano da parte mia, perché a me, io sono un giocatore a cui piace tanto perdere, perché quando perdo vuol dire che sto, che ho qualcosa da fare. Bello è però, cioè nel discorso, senso... un discorso un po' strano. Senza, no, a me piace tanto il confronto. Capirlo. Piace tanto il confronto con persone molto più forti di me e piace tanto perdere perché finché perdo so che posso migliorare. Ok, quindi vale di più una partita contro l'Aplasian, prendiamo sempre martelli, persa, che 100 partite vinte contro ragazzi al secondo FNM che faccio e non ho ben capito ancora da che parte devo tappare le terre, quello mi stai dicendo, che è un po' il discorso che facevamo della concezione di a che punto sia col mazzo effettivamente, però questa cosa del valutare le sconfitte è buona, è una roba un po' brutta da dire, però effettivamente io ho fatto gli FNM, io ho iniziato a giocare a Magic in realtà abbastanza da poco, saranno poco più di 2 anni, e gli FNM io li ho fatti soltanto nel primissimo momento, cioè poi ho smesso di farli perché non avevo lo stimolo di trovarmi davanti il giocatore forte, molto, infinitamente più forte di me, che mi faceva un culo così e dicevo: ammazza, cioè, okay, devo riuscire, cioè, questo è il mio nuovo obiettivo, devo diventare forte come lui. Ok, però, quindi a questo punto... Quando trovo dei giocatori agli inizi, io cerco sempre di aiutarli perché spero, in fondo al mio cuore, che un giorno mi facciano un culo così.
Cioè... Chiaro, perché dici, è nuova gente con cui poi posso andare a confrontarmi a quel esatto. punto. Certo. Quindi alla limite. Fine ci guadagno anch'io. Certo, figo. Devo dire che bella visione effettivamente. E però, giustamente, il buon Wiki dalla chat ci dice, però i giocatori forti sono massimo forse il 5% del field. No. Non è facile effettivamente trovare giocatori forti. So già che Marco stava stava intervenendo su quello mentre parlava. io attacco sempre aggressivo perché mi piace che posso attaccare la community Legacy che è stata la mia community, quindi mi casa con le caviglie. Esatto. Wiki, non è vera questa cosa, è il 5% al Four Season, dove i giocatori forti al Four Season Legacy siete tu, Dagani, Bonanni, eccetera, eccetera. Però a un Pro Tour sono tutti forti. Cioè, e quindi non è più, lì il 5% del field cambia un po'. Adesso che ci sono i World io non me la sento di dire, cioè lo so, io spero di beccare, c'è un italiano in chat che spero dritto di beccare, però... Non è che me la sento caldissima. sì, stiamo parlando di due ambienti diversi, è vero, però... Ok, a quel punto dobbiamo differenziare il gioco in negozio, quanto mi è utile il gioco in negozio, torniamo sul topic di prima, quanto mi è utile il gioco in negozio, quanto mi è utile il gioco online, quanto mi è utile playtestare con chi conosco. Però sì. Ok, ci sta. E allora... Parliamo di una cosa da incastrare in un momento del playtesting, secondo me, perché il playtesting non si compone soltanto delle 100, 200, 300 partite che faccio con un mazzo, 1000, non lo so, quante volete, ok? Che tra l'altro su questo c'è anche un discorso, una domanda estemporanea che poi vi farò. Se ce la faccio a parlare, vabbè, ho montato un mobile IKEA, ragazzi, oggi sono distrutto. Comunque, compra i mobili scadenti, bravo, non venire da me. Sì, certo, ascolta, di dove sei? Di dove sei? Faccio consegne tutta Italia, tranquillo. Vabbè, zio, però devi... Cioè, vabbè, ok, niente, va bene. Torniamo indietro. A che punto del playtesting c'è da prendere la decisione, che secondo me è una delle decisioni più importanti di tutte, che è che mazzo scelgo? E come la prendo quella decisione? Cioè, Pivo, tu, parto sempre da te, lo so, però è perché ma poi... Ma non è un problema. Sento. Come hai deciso di portare, come e quando hai deciso di portare quel mazzo a quel torneo? Perché? Questa è una domanda molto complessa per me. Nel senso che, diciamo che, adesso scusate se vi rubo l'ora 2-3 minuti in più, vai. E funziona così, avere per me il team mi permette in primis di ovviare a tutto il tempo che posso spendere nel testing di un mazzo, quindi a tutti gli effetti non testo tantissimo, cioè nel senso gioco quello che riesco a causa del lavoro, però leggo un sacco tutto quello che succede nelle nostre classiche chat di Discord. Tieni conto che se dovessi dirti io in media quanto gioco, ti dico adesso ho tolto il cubo, quelle partite lì, però ufficialmente io se devo testare per un Pro Tour, eccetera, mentre lavoro testerò sì o no 2 ore al giorno, che è la mia pausa pranzo, per intenderci, o alla sera se mi capita. Quindi tutto il resto mi viene dato da tutto quello che mi dicono gli altri, perché prendo per buono che comunque gente che testa dietro, e scelgono, ci sono tutte scelte corrette e... A un certo punto mi metto nel mezzo anch'io. Se ti dicessi che per i tornei più personalmente importanti, quindi ti parlo di Sofia, il mio primo torneo di settembre, e il Barcellona, il Pro Tour, io ho preso il mazzo in mano martedì, il giorno prima della decklist submission. La scadenza per mandare le decklist era mercoledì, io martedì ho deciso cosa giocare. Ho preso il mazzo martedì, ho testato quel mazzo un giorno. Questo è stato il mio effettivo testing con Rhino per Barcellona, con Rakdos per Sofia, cioè, perché ho ancora la fortuna di avere quindi un team dietro che mentre io prendo delle scelte con dei mazzi, tutti testano tutto. Poi arrivi nel punto in cui a confronto la mano, ci confrontiamo, cioè mi confronto con la mia scelta con tutti gli altri e cerco di capire, e ho la fortuna, mettiamola così, di capire molto velocemente se la scelta che sto facendo è giusta o sbagliata. E da quel punto di vista, per me prendere il mazzo in mano anche il giorno prima, questo ti parlo nei tornei importanti, anche se è strana la cosa da dire, e prenderlo il giorno prima non è un problema perché ho tutta la conoscenza che il team mi dà. Questo è per quanto riguarda i tornei quelli ufficiali tipo il Pro Tour, adesso i mondiali mano a mano stiamo testando, e
per quanto riguarda tutti gli altri tornei, tipo, faccio un esempio, domani andrò Four Season, eccetera, e il mazzi, anche se più o meno li conosco, sono tutti mazzi che sì, testo un pochino, li gioco un po' su Magic Online, vado più per divertirmi, eccetera, anche se comunque del testing dietro c'è, e lo scelgo una settimana prima. Certo. Poi c'è sempre differenza tra eventi sanzionati belli, tipo immagino Pro Tour, Magic Con, quello che vogliamo, eventi non sanzionati belli, Four Season o cash game molto grossi, che effettivamente ti danno uno stimolo diverso, quindi ci può stare che il playtesting sia diverso. Ma mi hai detto una cosa interessante, guardo la mano, nel senso, hai detto prendo un mazzo, loro studiano tanto, ma quando sei all'atto pratico del playtesting e testiamo io contro di te, metti caso, ma testiamo io, cioè tu testi, è una cosa che mi sono sempre chiesto se fosse utile, perché non ho mai avuto l'occasione di farla. Io vorrei testare un mazzo avendo di fianco una persona che guarda tutte le mie giocate, ok, sì, sì. Capace di giocare il mazzo a sua volta contro una persona che gioca il mazzo e un altro di fianco a lui che non gioca ma gli può suggerire delle giocate, cioè testate in due contro due o in uno contro uno e vi dite le giocate, cioè, dipende, nel senso, okay, che quello che ci capita di fare molte volte nel team è in base alla sicurezza che o si ha del mazzo, quindi per intenderci, a Barcellona, Rinoceronti, io martedì l'ho giocato con l'ICTN di fianco a me, quindi fortunatamente non una persona da poco, e no, l'ho giocato con lui di fianco a me, e man mano che giocavamo, tolto delle scelte, oltre alla giocata, cercavamo di capire anche le carte da inserire, quindi io sì in quell'ottica, perché se devo concentrare tutto il testing ho bisogno che qualcuno sia di fianco che ha una competenza più ampia della mia soprattutto. Okay. Dall'altra parte ovviamente invece dipende se è più o meno confidente di saper giocare quel mazzo, gioca da solo tranquillamente. Al contrario ci capita a volte di fare anche un uno contro uno con 5 persone dietro da una parte e 5 persone dietro dall'altra, per capire ognuno come impostare la partita, errori e guardare. Cioè, l'importante è guardare tanto, e soprattutto una cosa che io faccio anche quando vado a fare il torneino della domenica, l'FNM serale, che cosa che in realtà non faccio quasi più ormai, però è mettermi dietro alla persona che sta giocando, ovviamente in silenzio, perché lasci sempre giocare la persona, e mentalmente giocare la sua partita. Cioè io cerco di capire quali mosse si vanno a fare, quali mosse io farei personalmente, e se c'è un qualcosa di discordante o se c'è un qualcosa di, poi ne parlo. Questo sia nel team che fuori. Ok, ok. E Zaffa, invece, torniamo alla domanda su come e quando scelgo un mazzo per andare a un determinato torneo, secondo te, e poi dopo avrò una domanda sul mazzo che ti ha reso, ti ha fatto uscire dalle righe, diciamo. Creativity l'avevo scelto perché era un mazzo che mi piaceva. Mi piaceva il fatto che controllasse e poi avesse una bella chiusura come sorta di combo. Ok. E quindi dici... Vai, tranquillo. No, mi sono perso. Ok, allora diciamo, quando lo scegli, cioè in che momento del testing, ma tu sei partito subito a testare Creativity, immagino. Subito Creativity, sì. Ok, quindi la tua idea era... Mazzo ancora mezzo sconosciuto, l'ho scelto appunto perché mi piaceva. Allora, prima domanda è se ad oggi lo giocheresti di nuovo per andare a un torneo dove punti a qualificarti per qualcos'altro, con il meta attuale. Chiaramente in quel meta era molto forte, però questa è una domanda per gli appassionati di Creativity. Cioè, ad oggi, me l'hanno chiesto anche su Instagram da farti, ad oggi Creativity è ancora viable con il metanello? Allora, secondo me potrebbe essere viabile, però io non lo sceglierei. Ok. Come ci sono altri tre giocatori in questa chat di Creativity che concordano con te, credo. Ok. Perché secondo me ha troppi brutti matchup. Ok. Al momento. Ok. E dovendo scegliere un nuovo mazzo, quanto è importante che questo nuovo mazzo abbia delle caratteristiche che lo avvicinano a essere un pet deck? Perché tu hai scelto Creativity perché ti piaceva. Definiamolo un mazzo piacevole da giocare. Cioè, per te è più forte che sia piacevole da giocare e quindi sono portato a giocarlo bene, o forte nel meta nonostante non mi piaccia da giocare? Dipende da... Dipende dal meta, perché come dicevamo prima, se voglio qualificarmi tenderò a giocare appunto il tier 1, che magari non è nelle mie corde,
e quindi mi piacerà giocarlo. E però okay, nel Modern alla fine puoi giocare un po' tutto, perché è un formato un po' strano, diciamo, no? Può okay, funzionare, diciamo, tutto. Che è... Poi certo, mm-hmm, togliamo Pro Tour e altri eventi grossi, però in tornei come WPNQ, Four Season o Grand Open Qualifier, secondo me, se tu sai giocare il tuo mazzo, sai giocarlo bene contro il meta, puoi fare risultato senza nessun problema. Ok, quindi anche se un Amner, buon peso. Anche se ha me. Giocatore di Hammer, qua mi sembra che, cioè, Hammer, parliamo di Hammer, no, scherzo. Ma me l'hanno chiesto. Allora, fai una spiegazione di due ore. Esatto, adesso hai due ore libere. No, però di Hammer mi hanno chiesto se è diventato, cioè, è un po' la stessa domanda che mi hanno fatto per Creativity, ma l'hanno trasposta su Hammer e mi hanno detto, io tra l'altro adoro Hammer, cioè in Modern è il mio mazzo preferito da giocare, attualmente non sto giocando Modern, ma ho lasciato il Modern con quello e lo riprenderei con quello perché mi piace, ma è diventato uno di quei tier che Cino Biondo nelle sue tier list definisce XD o è ancora giocabile? Cioè un tier 4 più? Cioè 3 più? Allora, secondo me scegliere un mazzo in Modern, diciamo, di guarda Marchino, eccomi. Dai, parliamo di Hammer come tire, ti prego, guarda, parliamone. Allora, scegliere un mazzo in Modern rispetto che scegliere un mazzo in formati tipo Pioneer è un po' più semplice, ma proprio perché finché scegli un mazzo che è tipo tier 1, tier 1 e mezzo, La forza, proprio la potenza delle carte, della strategia è abbastanza buona dal permetterti di adattarti sempre ad ogni meta. E quindi avere una, cioè, in Modern, differentemente dal Pioneer, è importante avere una comprensione perfetta del mazzo, così, e una volta che la raggiungi, poi quando esce qualcosa di diverso, sai già più o meno come devi andare a contrastare questa nuova strategia, come devi andare a contrastare queste nuove carte, quali sono i piani che sono migliorati, quali sono i piani che sono peggiorati. Secondo me, Hammer in questo momento è posizionato più o meno come era posizionato prima. Semplicemente le liste vanno un po' cambiate. Cioè, ho scritto un articolo apposta sul nostro Patreon, molto bello, però comunque ok, quindi andate a vedere anche il Patreon del camioncio, cioè, mi raccomando, le liste vanno cambiate per rispondere al Orkish Bowmaster, che per esempio, facciamo un paio di esempi così, Orkish Bowmaster ti rende completamente inutile Esper Sentinel, cioè adesso Esper Sentinel fa schifo, però come, cioè, gli esperti del mazzo stanno cominciando a toglierla, ma è un collegamento che in realtà è difficile da fare per qualcuno che non conosce il mazzo alla perfezione, perché in tutte le liste da quando esiste Hammer Esper Sentinel era presente in 4x. Quindi arrivare al collegamento che devi prendere una carta che è stata stable fino adesso e fiondarla via perché adesso fa schifo è un po' complesso per quello che non conosce alla perfezione il mazzo. È molto molto duro effettivamente, è un brutto colpo quando devi fare queste cose, anche perché magari ti affeziona quel mazzo che ti ha fatto vincere un po', quindi nella tua testa è il setup migliore perché lo leghi a dei momenti positivi, un po' come quando pensi a Dragon Ball come bel cartone, poi realizzi solo che lo è perché lo vedevi da piccolo. Ma comunque questo è per la saga di Cell. No, fa schifo, è la peggior saga. Concordo, tra l'altro io non so voi come la pensiate, ma per me Dragon Ball finisce a Dragon Ball, già Z mi fa schifo, ma comunque questo è un altro di me. Che poi in realtà non era una Z, ma sì, cazzo, guarda che maglietta ho al logo vecchio. Porca miseria, ragazzi. Comunque Dragon Ball però è bello. Vai. Comunque però vabbè, a questo punto, dopo a piccola trasmissione, cioè, per quando scegli il mazzo? Hammer, per quanto riguarda Hammer, in realtà tutti i mazzi del Modern, conoscere bene il mazzo ti permette di fare questi collegamenti che ti permettono poi, nella maggior parte dei casi, non sempre,
di adattarti bene al meta, di sopravvivere, di continuare a vincere, e comunque effettivamente sta facendo tanti risultati sia nella versione mono white che nella versione Azorius, però vabbè, sto andando troppo fuori tema, andiamo ok via. Allora ti faccio, ritorniamo alla domanda di base, così torniamo sui binari. A che punto scegli di giocare un mazzo che casualmente sarà Hammer durante il tuo playtesting? Di solito quando andiamo a prendere il maritozzo dopo una passeggiatina, il maritozzo dopo una passeggiatona si sceglie il mazzo. No, in realtà, come avevo detto, è molto diverso quando cioè è molto diverso e dipende tanto dai formati. Cioè, okay, come ho detto, nel Modern ci sono dei mazzi che, almeno di enormi sconvolgimenti del meta, sono immortali, e in più creare un mazzo che abbia il power level, che abbia abbastanza power level da zero, e che riesca a contrastare i tier 1 è pressoché impossibile. Cioè, sono sicuro che qua ci abbiamo provato tutti, ci siamo, cioè, magari è possibile riuscirci. Penso che col mazzo di Marchino, noi del camioncio, ci siamo anche abbastanza riusciti con Atraxari Animator. Però che bomba, com'è stato mono evento. Bello. Però lì la scelta, beh, è abbastanza semplice, giusto, quindi ci sta. Cioè, quindi puoi scegliere anche molto in anticipo. Cioè, tu guardi, vai su MTG Goldfish, guardi i primi 10 mazzi e generalmente uno di quelli va bene. Parliamo invece di un meta che è molto più difficile rispetto al Modern, che è il meta di Pioneer. Il meta di Pioneer è un meta in continua evoluzione, dove ci sono tanti matchup polarizzati, dove tanti mazzi hanno dei momenti di gloria e dei momenti in cui sono ingiocabili, anche i mazzi di Eruno. Cioè, possiamo vedere nelle ultime evoluzioni del meta, RB Midrange è passato da essere tier 1 a essere la merda inguardabile, a essere di nuovo tier 1, ma semplicemente perché è un meta un po' sasso carta forbice a rotazione, dove ci stanno un miliardo di strategie che sono viable, un miliardo di strategie che stanno bene da altre e male da altre, cioè tutti quanti fanno schifo contro qualche mazzo e bene contro qualcun altro. E quindi nel periodo di testing per un meta Pioneer prima c'è un'enorme fase di esplorazione, un'enorme fase, certo, di esplorazione, cioè sia degli archetipi in meta, quelli che devi vedere anche quelli off meta, perché possiamo Benton Madsen nell'ultimo Pro Tour Pioneer, oddio, forse la Pro Tour fa, due Pro Tour fa, ha fatto finale con Aurette, cioè sì, che ma, non direi, ma quello è un pazzo, quello si mette a fare le flessioni in mezzo alla sala e vabbè, lui mi aspetto che possa giocare di tutto, sì, ci sta che giochi Aurette, cioè alla faccia però... effettivamente è stata una meta call interessantissima in quel torneo là. È vero. Ma tu dici meta call oppure è il mio pet deck che lo porto? Cioè, secondo te cos'è stato quella roba? Cioè, tu sei sicuro che fosse una meta call? Sì. Perché io avrei giocato, cioè mi sarei giocato altri player che giocavano, che portavano una meta call che invece non c'è stata. Cioè, da dove gli è uscito questo colpo di genio? Come fa a venirti questo, leggere questo meta shift che tutti passano a creativity e quindi, boh, sono un buy perché i tuoi removal fanno schifo e ti meno fortissimo? Cioè, da dove ti viene? Là devi avere, cioè, in Pioneer è molto difficile, devi avere i giusti contatti, secondo me, anche a un certo punto, perché devi sapere più o meno tutti cosa stanno pensando. E devi anche riuscire a prevedere il meta abbastanza bene da poter fare una mossa così reckless, come si dice in italiano, così sfrontata, tipo portare Aurette che è un tier 700, perché sei sicuro che tutti avranno mazzi con un miliardo di removal e zero vratte che moriranno da te. Okay. Quella però, lì Aurette passò lo stress test comunque in quel meta. Aurette, cioè, passò lo stress test. Se tu prendi i top 3 tire, mi pare che fossero RB, adesso RB non metto più. Monogreen, no, Creativity no, perché era portato dal Pantheon e basta, sì, mi pare, quell'evento lì. E forse il terzo era Gracefang, probabilmente. Sì, sì. E mi pare che lui l'avesse settato, sì, comunque in maniera, sì, abbastanza pulita per battere quei tre. Batteva quei tre, perdeva tutto il resto.
Se non mi ricordo male adesso, non mi ricordo benissimo. Beh, quel punto, però neanche io adesso me lo ricordo. Mi pare che fosse, mi pare che passasse lo stress test. Parlavamo di stress test. Per esempio, lo stress test è il metodo che utilizziamo noi per capire quali sono i mazzi su cui vale la pena lavorare. Ok, allora aspetta un secondo che adesso vi chiedo cos'è lo stress test e vi chiedo anche se, cioè poi chiedo agli altri se lo usano. Prima voglio capire da Marco, da Truiro, come sceglie lui e quando lo sceglie un mazzo e perché secondo te. E immagino che per te il peso del pet deck non ci sia. Scusa se ti interrompo, no. La domanda vera e propria è se il mazzo c'ha Trax o meno. Esatto, la risposta è ce ne ha 4, bene, scendiamo, mi piace un po' meno. No, in realtà, vabbè, Atrax, gran signorina con cui ho vinto un sacco di tornei nell'ultimo periodo, però diciamo che, allora, per tanti eventi a me non piace portare il Tier 1 perché preferisco avere un vantaggio su tutto il meta, soprattutto in un meta ben settato, che è, io porto un mazzo su cui ho lavorato in team. Ad esempio, come è stato a Napoli, dove abbiamo giocato tutti tranne il Gods, perché non ci ha voluto ascoltare, che si sa Traxa. E Miguel aveva fatto finale al Classic, io avevo fatto top 8 a Napoli, e il mazzo era il Reanimator, che poi è uscito la settimana dopo, perché lì nei due eventi di fila c'era stata la top in Giappone e la top lì a Napoli. Però Grixis Reanimator in quel momento era abbastanza underdog. A me piace giocare un mazzo come Atraxa, perché anche in quel caso è un mazzo underdog. Io ho playtestato contro tutti, nessuno ha playtestato contro di me. E certo. Però questo capisco che sia il mio modo molto particolare di giocare a Magic. Io mi trovo a far così. Diciamo che però ho sempre dei Tier 1 di backup. Ci sono tanti Tier 1, io li gioco sempre quasi tutti. Ad esempio, quello che non ho giocato è Loti, dove ho letto una guida e poi non l'ho mai giocato come mazzo. Però tendenzialmente do sempre un giro a tutti, ho sempre un Tier 1 di backup. Però per Osmosi l'hai preso da Chiasso Loti, quindi bene o male ci vabbè sarebbe. Ma per forza, ma mi rompe sempre le palle tutte le volte, giochiamo no. Loti, giochiamo Loti, è noiosissimo. Poi il Chiasso gioca piano piano su Magic Online, è inguardabile come... No, però ripeto, quindi io sono aperto a tutti i mazzi. Se posso scelgo un underdog. E se posso scelgo un underdog che batta uno stress test. Quindi io seleziono, spiego velocemente cos'è lo stress test. Noi selezioniamo magari il meta che ci aspettiamo e cerchiamo di battere il 50-60% dei mazzi, se riusciamo. Se diciamo ci aspettiamo il 30% di BR, proviamo a portare un mazzo che batta BR. E quindi la prima cosa che facciamo quando pensiamo ma UV Spirit è playable è prendiamo UV Spirit, ci facciamo 20 partite contro BR, ne abbiamo perse 18, mi pare fosse andata così Gozzo, non mi ricordo. Sì, è andata esattamente così. ci provo sempre. Abbiamo provato, ok, va bene, Spiriti accantonato. Perché? Perché c'è un 30% di sala che io non posso battere. Okay. Poi vabbè, su certi formati è molto più semplice farlo, ad esempio in questo momento in T2. In questo momento in T2 UB è un mazzo fortissimo, UB Splash White è un mazzo fortissimo, se devo provare a giocare qualcosa di strano devo battere questi due archetti. Okay, però lì è più semplice. Magari sul Pioneer invece devi prima fare una lettura del meta in cui dici mi aspetto 30% BR, 20% Gracefang, 10% Mono Green, gioco contro questi tre. Ok, devo dire che effettivamente è utile come cosa avere questa cosa e anche il tier 1 di backup, come dicevamo poco fa. E, giusto, una domanda sul mazzo che mi stavo dimenticando, scusatemi, Pivo, mi chiedono da Instagram, ma Flame of Anor con la monocopia di Mutavolt in Temur, secondo te vale la pena o è una cafonata? In realtà all'inizio pensavo fosse una cafonata, in realtà la sto testando e vale veramente la pena, perché è una stupidaggine, ma cioè, adesso non guardate Flame of Anor con Mutavolt, andiamo ancora un pochino più nello specifico. Per me Mutavolt è una perché sta al posto di una Gemstone Cavern, si chiama, se ricordo bene. Sì. Anziché giocarne due, a sto punto mi piace di più giocare in effetti una Mutavolt e una Gemstone Cavern. Detto, non giocherò di sicuro la seconda Mutavolt perché non è nel mio stile, perché avere problemi di mana in un tricolor quando hai terre tappate è un macello. Però è una realtà che
a volte raramente può capitare, quindi ragionate che Flame of Honor è muto, a volte è una realtà che una partita su 8-10 capita, bella, figa, ti ha dato gusto, ma in realtà è proprio Flame of Honor che è una carta che sostituisce molto bene Prismari Command, soprattutto nel field che ti aspetti, cioè tipo in contro Scam, se ti aspetti molto Scam, Flame of Honor è molto più forte rispetto a Prismari Command. Al contrario, se ti aspetti il fantomatico Hammer, Prismari Command è stramega forte, perché non hai bisogno di un maghetto dietro. Cioè, è un concetto del momento in cui si trova anche la carta. E okay. Quindi, secondo me, questo può avere senso applicato al meta, che è un po' la cosa che abbiamo capito essere molto importante. Cioè, il playtesting parte tutto dalla base grossa del conosco il meta, se non lo conosco posso anche fare 2000 partite con un mazzo e tanto non capirò effettivamente cosa sto facendo al di fuori, sì, esatto, dei miei pattern specifici. Okay. Dico un'altra piccola cosa, vai, vai. Mazzi secondo me, poi non so come la vedete voi, sono one shot. Con i mazzi ci si fa un evento, ed è per questo per cui il concetto di pet deck per me non funziona nell'ambito competitivo. I mazzi fanno un evento e poi è rarissimo che le stesse 75 o le stesse 71 riescano a fare un altro evento. Secondo me questa cosa qui è, no, è impossibile. Io preparo il mazzo per l'evento, dopodiché quel mazzo lì lo si prende, lo si rimette nel raccoglitore, spero di non dover rivendere le figurine perché non sono ruotate fuori. Okay, Zaffa, sei d'accordo? No, sì, non tutte le 75, ma qualcosa cambierai. Sì, secondo me ne cambierai sempre in realtà almeno tutta la sideboard, mediamente. Sì, poi quello probabile. Che sì. Lasci. O poi magari, se è come in Pioneer magari fai un evento la domenica, successiva, e il mazzo che hai portato la domenica prima non va assolutamente più bene per la domenica successiva. Sì. Cioè, poi magari tra un mese e mezzo è di nuovo buono. Esatto. Così come in Modern Scam ha fatto, secondo me, un periodo orribile pre-Orkish Bowmaster. Poi hanno stampato una figurina che ha detto: ok, questo mazzo è di nuovo un tier 1. Quindi magari quindi, gente che ha giocato tanto Scam doveva posarlo prima di Lord of the Rings. E Gorzone, tu la pensi così anche perché tu sei uno specialista di Hammer, cioè nel senso il tuo pet deck è Hammer, da quello che abbiamo capito. La pensi così anche tu? A livello io la penso esattamente così. Sì. Okay. La penso esattamente così. E ripeto un pochino quello che ho detto prima, nel Modern si può pensare di restare un po' più sullo stesso mazzo, ma anche lì spesso è sbagliato. Negli altri formati è sbagliatissimo restare sempre sullo stesso mazzo, si può restare magari sullo stesso archetipo, diciamo, se ti ci trovi tanto bene, però soltanto se è effettivamente la scelta giusta. E noi del Camuncio in realtà ci sposiamo abbastanza bene con l'idea di Marco, perché siamo principalmente un team di deck builder, cioè noi nel deck building siamo veramente tanto tanto forti, quindi la fase di esplorazione è molto importante, per noi comincia anche 2-3 mesi prima dell'evento e spesso riusciamo a trovare quel mazzo nei 40 che troviamo che sembra veramente veramente forte per quel meta lì, cioè come è stato Creativity Worm a Sofia quando ancora nessuno aveva capito che era forte, Worm Xenagos Alemina aveva 74 carte del Pantheon, cambiava un dig to time di main ed era l'evento prima come è stato la Traxa di Marchino, come è stato Reanimator di Napoli, cioè, quella è sicuramente la nostra forza e cambiamo sempre mazzo proprio per questo motivo qui. Poi a me piace giocare Hammer, però cioè, non è se un domani Hammer diventasse una merda, ecco, con la lacrimuccia agli occhi lo manderei nel dimenticatoio, insomma. Ok, dai, facciamo allora l'ultimo. Siete stati molto esaustivi nelle domande sul testing, perché comunque, ripeto, il testing non è soltanto, almeno per me, ma credo ormai per tutti sia chiaro, fare le partite uno contro l'altro e parlarne, ma è tutto un lavoro che c'è dietro. Vi faccio l'ultima domanda, molto, molto veloce, faccio giusto una girata perché è un'oretta e mezza che parliamo e adesso vi lascio anche liberi. VPNQ, la prossima stagione si gioca a Modern, ok? Voi non siete voi, siete giocatori
normali, nel senso che non avete vinto quello che avete vinto, non avete dimostrato quello che hanno dimostrato, quindi dovete farvi tutto il percorso del WPNQ per arrivare ai Worlds. Domani inizia la stagione Modern. Zaffa, tu però hai dimostrato alla grande. Che mazzo, e qua rientra anche il che gusto ho del gioco, che mazzo portate? Il mazzo e 10 parole del perché, ma è solo una mia curiosità, giusto per chiudere così in bellezza. Parto in ordine comodo per me, quindi prima Gabriele. Ma quindi devo proprio scegliere soltanto un mazzo a caso? Domenica è un WPNQ, domenica è un WPNQ. Cosa porti e perché si gioca a Modern? Si gioca a Modern? Vabbè, se ho pochissimo tempo per testare altri mazzi. Credo che nel Modern sia importante avere una maestranza particolare del mazzo che porti, e quindi ho iniziato ieri e gioco Barn, senza offesa per i giocatori di Barn. No, puoi offendere, invece no, è questo che cambia tra me e te, devi con offesa per i giocatori di Barn. Con offesa! E oppure porto il mazzo con cui ho giocato di più nella mia carriera, cioè okay. Cioè per me è Hammer, però potrebbe tranquillamente essere qualsiasi altro mazzo. Sì, sì. Comunque concordo, Truiro, Gabriele è veramente un'anima buona. No, incredibile. Nel senso, mi fa molto piacere, parliamo di questa cosa, per me è una dote molto strana da trovare in Magic, ma devo dire che hai sempre dato la risposta giusta nella maniera più pacata possibile, sono molto colpito da questa cosa. ci vuole tanto impegno, tanto allenamento ci vuole, poi a un certo punto la pace la trovi. Di pazienza. Bravo, effettivamente. Truiro, domenica, WPNQ, cosa giochi? Se ho le mie 10 ore di playtest ogni giorno, tutti i giorni, perché sì, vivo così la mia vita, che fa schifo. Idealmente quello che vuoi. Gioco Jeskai Breach, perché è il mazzo che agli FNM la gente non sa giocare, o comunque agli eventi di negozio la gente non sa giocare, quindi porto questo mazzo che mi dà un vantaggio. Ok. Se invece sono in questo momento, Omnath coi preordini, giocare questo forse. Perché è il mazzo con le carte più forti del formato? Penso che sia quello col power level più alto in termini di carte singole. Mi aspetto pochi creativity. Poi è sempre strano giocare ai local game store. È buffo perché molta gente porterà il loro mazzo perché hanno solo quello e hanno giocato solo quello. Quindi se so che c'è una buona fetta che gioca creativity, Omnath me lo strappo e lo mangio piuttosto. Però... Ok, perfetto. Perfetto, allora, sì, questo è proprio un consiglio per l'acquisto e per chi guarderà questa e dirà mi hanno detto di giocare quello e ho sbagliato, quindi sono scarsi. Pivo, tu cosa porteresti domenica? Allora, io invece sono più per, indipendentemente dalle ore di testing, se devo andare a vincere cerco di portare ovviamente il tier 1, sono proprio diretto, e deve essere il mazzo più autopilot del mondo, cioè nel senso con offesa per tutti. Non c'è uno che non è preso. E quindi secondo me l'idea mia è portare il mazzo che ha dell'auto win da solo, tipo Scam e Rinoceronte. In questo mazzo sono i due mazzi che porterei, perché devo avere il mio piano di gioco lineare in Modern, quello che mi ricompensa a fare il mio gioco indipendentemente da quello che fanno gli altri, e ho la mia buona fetta di matchup positivi. Quindi, quindi posso battere tranquillamente anche mazzi a caso, perché il giocatore con Elfi ti può capitare che ti scomba al turno 3 a caso al WPNQ, perché porta il pet deck. Io voglio un mazzo che comunque dice ok, io mi siedo, faccio il mio gioco, basta che so fare bene il mio e posso vincere anche contro il più forte o il più scarso. Ok, ci sta. Un mazzo che ti carri, un po', mettiamolo così, che non ti lascia da solo per strada. Ok, ci sta. Sensazione che condivido dopo che ho giocato per anni anche ad Nauseam prima di Storm, che invece non ti cariava per niente. Vabbè, comunque, ormai si parla di Magic del passato. Zaffa, tu cosa porti domenica al WPNQ? Tanto non c'è, puoi dire qualsiasi mazzo. Vai. Esatto. No, io porterei Jund Saga al momento. Jund Saga? Spicy? Sì. Ma perché sei un fan di Respect the Cat? Anche. Ecco. Però lo vedo un buon underdog che sta bene contro E-Tier al momento. Ok. Quindi anche tu sei della linea voglio aver testato contro di te, ma non voglio che tu abbia testato troppo contro di me. Sì. Nessuno ha playtestato contro di te la Game Store, di solito. Se giochiamo Rhino contro Scam, nessuno ha provato la partita.
con offesa a tutti, sì. Raga, con offesa a tutti, secondo me è una cosa che passerà più avanti, sì, di questa live. E se avete dei saluti a caso da fare come si faceva negli anni 80, perché direi che possiamo arrivare a salutarci. Se volete offendere qualcuno in diretta, fatelo, al massimo non lo ricarico, però l'offesa potete farla senza problemi. Vai, vai. Giocatori di Burn a parte, ma come siete diventati timidi, lo sapevo. Va bene, ecco, io vabbè, no, tutti possono parlare, io no, tutti sono a posto. Ma che cavolo, va bene, va bene, va bene, va bene, limitato, mi stanno censurando, signori. Sì, sì, c'è un po' di censura in Italia. Allora, io vabbè, allora, detto questo, allora offendo Michele Garretta perché si è trovato un lavoro vero e questo gli dà grande disonore. Okay, con offesa a tutti quelli con un lavoro vero, capito, Pivo? Dannazione. Zappa, io infatti volevo qualcuno, ma... vai, vai, Pivo, scusa, ti ho interrotto. Dimmi. No, no, niente, niente, no, io volevo solo offendere mio padre perché ancora non, mica, no, no, non capisci, no, che no, posso giocare a Magic anziché lavorare. Perché non ti ha ancora portato, solo perché non ti ha ancora portato le cuffie. Ma voilà, che gliel'ho fregata dalla borsa sua, l'ho rincorso che lui era in bicicletta stasera. Va bene, Zaffa, tu hai la curva sud quando vai a giocare, vabbè, fa niente, ma vuoi offendere, sì, qualcuno? Per... vai. No, dai, dai. No, deve fare, no, il buonista. Ok, Zaffa, altro. Abbiamo già offesi troppi. Esatto, Marco, cioè Truiro, sono tutti cuori d'oro stasera. È stato... Ma posso dirti che è una vergogna queste live, non verrò più con queste persone. Possiamo organizzare una serie di persone che ci lanciamo la... voglio le vecchie live dove si sparlava solo di tutti e basta. Quelle faremo, lo faremo. Bella community. C'era quel sito, si chiamava Magic Friend, se ricordo bene. Ce n'erano un paio. Parliamo, allora la lascio, il peggior sito di sempre, metagame.it. Va bene, vabbè, ok, perfetto, ragazzi. Qua vado perché sennò tra due minuti mi bannano il canale. È stato un piacere parlare con tutti. Grazie alla chat che ci ha seguiti tutta serata. E grazie per i like. Grazie a tutti voi. Mi ha fatto molto piacere parlare con tutti. E buonanotte a tutti. Grazie mille. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.